Buongiorno, Ivana Fenoglio, sono il presidente di corso di laurea di biotecnologie industriali. La ragione per cui vi parliamo anche di questa magistrale, togliamo la mascherina, vi è già stata spiegata, quindi parto direttamente a spiegare che cosa sono le biotecnologie industriali. Allora, c'è una definizione: le biotecnologie industriali si occupano di utilizzare organismi viventi o parti di essi, quindi ad esempio enzimi, per produrre beni o processi. Quali tipi di organismi? Sia i microrganismi, quindi i lieviti, i batteri, ma anche le cellule, diciamo, degli organismi superiori. Quindi come definizione. Questi organismi possono essere ingegnerizzati, così come le molecole, ma non necessariamente, però parte di sicuramente è dedicata a questo. In quali settori? Cioè quali beni e quali processi? Beh, i settori sono veramente molto ampi. Questa laurea è una laurea che ha un altissimo contenuto di interdisciplinarità, perché le biotecnologie industriali si applicano appunto a ambiti molto differenti, tant'è che l'Unione Europea le ha inserite tra le CEZ, cioè quelle aree che hanno un grande contenuto innovativo, pertanto un forte impatto sulla società. Le vedete lì elencate, sono chiamate tecnologie abilitanti proprio per questo motivo. Ma andando un po', diciamo, a selezionare quelle che sono le aree principali, parliamo innanzitutto di energia nella produzione di biocarburanti, ad esempio, nel settore della tutela dell'ambiente, tutte le metodologie per il biorisanamento. Ci sono alcune, diciamo, vicinanze con quella che è la chimica industriale, cambia un po' il metodo con cui si raggiungono, diciamo, questi obiettivi. I sistemi per il riciclo di materiali, quindi economia circolare. Abbiamo poi tutte le tecniche fermentative che permettono di produrre intermedi, farmaci, integratori, monomeri per polimeri. Quindi tecniche che in qualche modo sono alternative o integrano quelle chimiche. E poi c'è una parte di tutela della salute umana, in particolare il settore dei biomateriali, della produzione, del design di biomateriali e della determinazione della loro biocompatibilità. Quindi sono tecnologie ad alto contenuto in termini di sostenibilità, perché parliamo ad esempio di biomasse o di riciclo di composti. Quindi, come vedete, anche i possibili sbocchi sono tantissimi, e in effetti i nostri studenti alla fine, insomma, si occupano un po' di tutti questi settori. Abbiamo veramente studenti impiegati, ex studenti impiegati in tutti questi settori. Quali sono gli ambiti di lavoro? Sicuramente la ricerca e sviluppo, sia nell'industria che nell'accademia. Molti scelgono di continuare col dottorato ed eventualmente poi rimangono. La gestione dei sistemi produttivi, sicuramente. E in ultimo, stiamo parlando di una magistrale, per cui sì, il bancone, ma c'è anche la gestione. La gestione e i servizi, quindi tutte le agenzie di consulenza. Naturalmente un'attività che richiede comunque un background scientifico e sperimentale importante, perché gestire significa sapere quello che si gestisce. Però molti studenti hanno anche poi questo tipo di sbocco. Vado un po' veloce perché ho fatto le slide un po' lunghe e un po' piene, ma tanto saranno poi a disposizione. Come tipologie di attività per arrivare a questi agli obiettivi, diciamo, didattici, abbiamo chiaramente gli insegnamenti, lo stage in azienda, che è obbligatorio, sono 8 crediti, e il progetto di tesi, che è sempre un progetto di tipo sperimentale. Vedete nello schema, nel grafico, la distribuzione in termini di CFU di queste attività. Il piano didattico può essere personalizzato con 8 crediti che possono essere utilizzati sia per fare un nuovo tirocinio o allungare il tirocinio se si è trovati bene, oppure per scegliere altri corsi insegnamenti. Gli insegnamenti, la maggior parte sono concentrati ovviamente il primo anno, perché il secondo anno abbiamo la tesi e il tirocinio. Abbiamo un corso anche noi di economia aziendale, proprio perché è uno degli sbocchi principali, e poi appunto l'azienda. Dal prossimo anno abbiamo anche degli insegnamenti offerti come attività libere, le vediamo lì: basi molecolari, la progettazione di vaccini, produzione biochimica integrata, e l'ultimo il public speaking in ambito scientifico.
Poi sono tre corsi nuovi che possiamo offrire, ma naturalmente siete poi liberi di scegliere i corsi, perché naturalmente in linea con gli obiettivi didattici. L'interazione con l'impresa avviene innanzitutto col comitato di indirizzo, che è un organo collegiale che in cui una volta all'anno, in cui si definiscono quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro e si cerca di allineare gli obiettivi del corso a questo. Quindi è un continuo interagire con le imprese per questa ragione. E poi lo stage obbligatorio, appunto, extra-universitario, che può essere fatto in azienda oppure in altri enti, non nell'università. Per quanto riguarda il comitato di indirizzo, vi posso dire che negli ultimi anni abbiamo avuto proprio l'esigenza, cioè la richiesta da parte delle aziende, di avere dei profili un po' più chimici. Noi raccogliamo soprattutto studenti delle triennali di biotecnologia e biologia. Ma le competenze che voi avete acquisito nella triennale sono importanti nel definire insieme poi le vostre peculiarità, il vostro profilo che poi è unico, che poi andate ad offrire al mondo del lavoro. Quella parte lì, ecco, è richiesta e questa è anche una ragione per cui veniamo qua, insomma, in qualche modo a proporvi questo percorso. La dimensione internazionale, molti studenti vanno all'estero attraverso l'Erasmus Trainership a fare un pezzo il tirocinio o una parte della tesi. Li ho segnato soltanto alcune delle destinazioni, ma lì dipende un po' dai contatti che hanno, diciamo, i docenti del corso. I laboratori, la metà degli insegnamenti hanno laboratori che si svolgono sostanzialmente nel laboratorio di ricerca per avere accesso alle strumentazioni avanzate, che sono importanti non solo per chi rimane nell'università, ma anche nell'industria, perché molte volte le industrie poi vengono e accedono proprio a queste strumentazioni, per cui è importante avere questo tipo di conoscenza anche da offrire poi sul mondo del lavoro. Come si accede? Intanto bisogna avere dei requisiti curriculari minimi, ma voi li avete tutti. C'è però un test che viene fatto per tutti. Questo test, trovate le discipline lì, la trovate anche sul sito, ve le potete guardare. Stiamo preparando anche un test di prova, speriamo quest'anno di riuscire, in modo tale che uno possa provare, insomma, mettersi un po' alla prova. Chiaramente ci sono delle discipline anche bio, per cui chiaramente aver fatto dei corsi di biochimica aiuta un po' in questo senso. E dal punto di vista delle sedi, il corso si tiene via Accademia, perché fa capo al Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi. Se scegliete di fare la tesi, ovviamente qua la fate qua a chimica, quindi abbiamo sostanzialmente due sedi. I contatti, vi ho messo un po' di iperlink, così potete eventualmente utilizzare questi lucidi, o se no guardate sul sito, ci sono tutte le informazioni.